Ricominceremo insieme, Pietro. Noi due. Devo parlare con il signor Mori. Lo so dove posso trovarlo? Siete voi Pietro Mori? Sì. Invece lei? Io mi chiamo Teresa Iorio. L'hai notata anche tu, Stai lontana, ascoltami che è meglio. Prima o poi dovrà pure entrare un'altra donna nella tua vita, o no? Non credo che la riguarda quello che mi succede fuori dal mio orario di lavoro. Non si è mai innamorato di un'altra donna. Guarda che le cose cambiano. E poi non lo decidi tu quando arriva il momento in cui il tuo cuore inizia a battere per qualcuno. Non ce lo vedo, signor Mori, che si innamora. Se fossi nei panni di quella ragazza starei tentando di illudermi. Ma io devo licenziarmi. Di la verità, tu speri che torni Teresa. E allora fai qualcosa, valla a riprendere. Assecondi i suoi sogni, non la carichi coi suoi problemi. La lasci vivere. Ragazzi, anche il tuo signor Mori, eh? Grazie. Si tratta solo di affari, signorina Iorio. L'ho fatto per il paradiso. Sono ancora convinta che sia stato il destino a farci incontrare. C'è stato un bacio, zia. Teresa, quello è il capo. Tu sei solo una commessa. Per l'amore ti devi guardare intorno, non all'insù, hai capito? La verità è che è davvero successo qualcosa a Biella. Che da quando siamo arrivati lui si è comportato come se non fosse successo niente. A volte ho l'impressione che ci siano due Pietro Mori. Voglio che sappia che io non bacio chiunque. Neanche io, Teresa. Vuoi lasciare il paradiso? Io a volte mi domando perfino se me lo sei sognato quel bacio. Io ci ho creduto in quel bacio, Pietro. Secondo me c'entra ancora Mori. Non l'ha dimenticato. Io ti amo, Teresa. Non so perché te lo dico adesso, ora. Perché non posso più tornare indietro. Quindi non ricorda neanche quello che le ho detto. Era importante. Certo che lo era. È stato lei che è cambiato. È lei che si è fidanzato con Andrina. So di rinunciare a qualcosa, però. Qualcosa che prima non ho mai avuto. Tu provi ancora qualcosa per lui, vero? Ci sei sempre stata tu, Teresa. E nessun'altra. Teresa, qualunque cosa accada, sappi che io ti amo. Teresa, perché ti preoccupa così tanto quella donna? Le famiglie non permettono alle loro figlie di sposare uomini divorziati. Non vuoi contraddire la tua famiglia? A costo di rinunciare a noi? No. Altrimenti non sarei qui. Io ti amo, Pietro Mori. Ti amo anch'io. Perché è vero, siamo diversi, però ci completiamo. Lo so, papà, però io a Pietro lo amo. Sei tu la cosa più importante. Ma non ti basta che io sia andata contro la mia famiglia per stare con te? Per me sei più importante tu, Teresa. Tu mi hai fatto capire tutto quello che mi sono perso in questi anni. E quando ti ho vicino faccio delle scelte migliori. Perché tu mi rendi migliore. E noi due? Noi due, quando è che ci avevo un po' di tempo per stare insieme? I suoi affari sono sempre più importanti, c'è sempre tempo. E io? Io pensavo che... Non lo so, pensavo che l'idea di una famiglia, di una vita insieme, l'amore, pensavo che magari facessero vedere le cose con occhi diversi. Io non ci sto. Tu non c'eri, Pietro. Non c'eri, Pietro, perché hai deciso di lasciarmi da sola ancora una volta? È il nostro solo, Teresa, e deve continuare a vivere. Questa volta mi hai fatto troppo male. Anche perché certe volte io non lo so più chi sei. Teresa, in fondo sono sempre il Pietro di cui ti sei innamorata. No, purtroppo non sempre. Io ti credo. Teresa, pensa a noi due. Non voglio che tutto quello che ho fatto venga così buttato via.
Come avrei voluto che l'avessi fatto prima, Pietro? Io ti amo come non ho mai amato nessuno al mondo. Tu mi hai insegnato un sacco di cose, mi hai reso una persona migliore. E ogni cosa mi fa pensare a noi due. La paura di perderti mi ha fatto capire che sono stato un cieco a inseguire un mondo che non mi interessa, che non mi appartiene. Quando in realtà tutto quello che voglio, la cosa importante è qui accanto a me. Io così non ti riconosco più.